Sono anni che nella linea di sviluppo sostenibile che abbiamo dell'azienda stiamo investendo sulla gestione smart delle cose. Le cose per noi sono l'acciaio nell'industria, ma sono le città e anche gli edifici dai nostri clienti. Quindi abbiamo investito molto sulla parte di smart building e vediamo tutto questo in un'ottica di sviluppo sostenibile e su tre filoni principali. Quindi prima la riduzione degli sprechi, è per questo che abbiamo già più di 100 lavori su cappotti in analisi, quindi diminuiamo gli sprechi di energia, miglioriamo la generazione di energia con sistemi di generazione più efficienti o se possibile rinnovabili e poi aggiungiamo la gestione smart delle cose grazie anche allo sviluppo che stiamo facendo internamente di applicativi IoT molto, molto, molto evoluti. Effettivamente con grande onore abbiamo ricevuto proprio il premio SMAO per l'innovazione tecnologica, in quel caso una mobilità elettrica, in questi giorni, quindi insomma vuol dire che anche a Genova si possono fare cose e si possono fare anche bene. Ormai su Duferco Energia, se appena so che Duferco Energia è entrata tra i primi 10 operatori del mercato elettrico. Abbiamo più di 200 dipendenti a Genova, abbiamo un indotto di circa 1 migliaio di famiglie, quindi di dipendenti, voglio dire, e più o meno assumiamo 50 persone all'anno. E è molto difficile trovare le persone, quindi mi raccomando, l'università non molli e continui a formarci le persone che hanno bisogno delle aziende in espansione come la nostra. La fortuna di avere un management molto, molto innovativo, un'azienda fresca, forse anche il fatto di avere la proprietà in azienda è un pro e un contro, ma soprattutto è un pro perché c'è una forza di trascinare il gruppo sull'innovazione e sullo sviluppo che contamina tutti.